Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi. L'argomento è sicuramente interessante e richiama molto, è anche oggetto di discussioni, di dibattiti, e alla fine della mia presentazione direi che ascolterò volentieri le domande di chi vorrà farmi avere qualche chiarimento. Io sono qui perché sono stato invitato rappresentante del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, che si chiamava Affermazioni sul Paranormale fino a pochi anni fa, e poi la P è stata cambiata in Pseudoscienze. È un'organizzazione scientifica ed educativa, è fondata da Piero Angela e si occupa, come si può vedere, di promuovere il valore dei fatti, ma basandosi sull'approccio scientifico, sviluppare il pensiero razionale ed educare il senso critico. Quindi ieri eravamo sul paranormale, perciò fenomeni scientificamente inspiegabili come la parapsicologia, la chiaraveggenza, li vedete elencati, ce ne sono parecchi, ma l'astrologia, che quella non manca mai. Ma anche grazie anche all'intervento del CICAP è molto diminuita questa moda, mentre sono cresciute le problematiche relative alle pseudoscienze, quindi teorie e metodologie che affermano delle fattualità, però non basandosi sul metodo scientifico. Ecco che quindi medicine alternative, teorie del complotto, lotto e così via. Il comitato si appoggia a consulenti tecnici e scientifici, sono formati dei gruppi tematici, uno è il gruppo dei medici, un gruppo di medici di cui io faccio parte, e qui entriamo nel merito della serata, del tema che vogliamo trattare, natura e naturale. Diciamo che subito che natura è uno dei termini più ambigui nella storia della filosofia e forse dell'intera cultura occidentale, perché assieme all'aggettivo naturale ha assunto una quantità e diversità di significati impressionanti. È impossibile parlare di questo argomento se prima non ci mettiamo d'accordo su di che cosa stiamo parlando. Allora io vi chiedo, secondo voi questa immagine rappresenta qualcosa di naturale o di artificiale? Vediamo una bella diga di cemento costruita dall'uomo, è sicuramente artificiale, c'è poco di naturale. Questa qui però è una diga di castori. E questa come la chiamiamo? La chiamiamo naturale o artificiale, secondo voi? E che differenza c'è alla fin fine? Veniamo un po' allora a alcune definizioni. Abbiamo visto le difficoltà di parlare di natura e di naturale. Vediamo di metterci d'accordo su che cosa è il termine scienza. Quindi parliamo di affermazioni plausibili, dimostrate con un metodo e cercando di evitare gli errori, a differenza della pseudoscienza, che sono affermazioni che possono apparire scientifiche ma non hanno evidenza o plausibilità e non sono dimostrate. Qui possiamo vedere un parallelo fra che cosa può essere scientifico e che cosa è pseudoscientifico. Se possiamo evitare di vederle tutte una per una, ma fondamentalmente la scienza si espone a critiche, usa terminologie precise, fa affermazioni circostanziate, segue una logica, si basa su un metodo, questo è importantissimo, un metodo rigoroso, ripetibile e verificabile. Mentre invece le pseudoscienze, il più delle volte, non amano le critiche, mentre invece amano le affermazioni grandiose, usano terminologie imprecise, ecco che l'uso della parola natura si capisce, le metodiche sono spesso discutibili, spesso proclama di essere vittima e quindi lotta da sola contro tutti, quindi queste sono un po' alcune delle caratteristiche che possono aiutarvi a distinguere l'una dall'altra.
Cosa dice Piero Angela? Che perché questa differenza scienza-pseudoscienza e questa differenza fra i metodi? Cioè, perché nelle nostre scuole tendenzialmente si insegnano scienze e non la scienza. Perché nei programmi si dà spazio ai contenuti e quindi si imparano le nozioni, ma quasi mai ci si sofferma sul metodo scientifico, che è quello che invece caratterizza la ricerca. E il metodo è quello che ti permette di ricordare le cose, perché le nozioni si dimenticano, i contenuti un po' alla volta se ne vanno, ma quando hai imparato un metodo di lavoro, un metodo di ragionamento, quello resta e puoi affrontare gli argomenti più disparati avendo i mezzi per poterli criticare, giudicare e verificare. Quindi l'essere umano non processa le informazioni, spesso non lo fa in maniera razionale. Tutti siamo convinti di essere degli esseri razionali e pensanti, però è quasi inevitabile che tutti ci portiamo dietro, tutti, io per primo, nessuno di noi si salva dai bias cognitivi. Un bias è un termine inglese che in realtà significa pregiudizio. Abbiamo i pregiudizi subdoli in cui possiamo occupare, ne vediamo qualcuno che ci aiuta a capire perché sbagliamo. Spero che si veda abbastanza. Il bias di conferma è quel pregiudizio che ci porta a cercare le informazioni che tendono a confermare le idee che noi abbiamo già. Guardate per esempio su Facebook, che è un punto dove queste problematiche emergono parecchio. Generalmente si formano delle cerchie di persone che la pensano allo stesso modo. Quelli che non la pensano come te, li togli dagli amici o li blocchi addirittura perché non ti piace quello. Allora tutto quello che succede, i mi piace che arrivano sulla tua pagina o sulle notizie che dai, sono tutte da persone che la pensano come te. Si formano quelle che vengono chiamate delle echo chambers, delle camere dell'eco, dove ci se la dice, ci se la racconta fra amici che la pensano alla stessa maniera, ma in realtà c'è chi la pensa in maniera diversa e non è che togliendolo dagli amici venga escluso dalla realtà vera, non quella virtuale. Il bias di omissione è il fenomeno per cui in genere agire concretamente e creare un danno è percepito come moralmente peggiore che non agire e creare comunque un danno. Ci sono degli episodi che si racconta, l'esperimento fatto quando si chiede a delle persone su cui si fa l'esperimento di avere la possibilità di manovrare un cambio, uno scambio del treno, dove puoi decidere se il treno va da una parte o se va dall'altra, o se lo lasciarlo andare dritto. Se lo lasci andare dritto, quel treno investirà e ucciderà 5 persone. Se invece tu intervieni e gli fai cambiare direzione, il treno cambierà direzione e ucciderà 2 persone. Sembrerebbe logico pensare che 2 vittime sono meno peggio che 5 vittime, però se tu azioni lo scambio, sei tu la causa di quelle 2 vittime. E la gente in genere tende a non agire perché ha l'impressione di diventare la causa di quel danno. Il bias di naturalezza è molto legato all'argomento di che stiamo trattando oggi, che si parla di natura. Il bias di naturalezza è la tendenza a percepire le cose che derivano dalla natura come più sane per l'organismo rispetto a quelle sintetizzate in laboratorio, anche se chimicamente sono identiche. Poi torneremo su questo bias di naturalezza. Il bias di negatività è la tendenza a dare una maggiore credibilità alle cattive notizie, per esempio studi che identificano dei rischi per la salute rispetto a quelli che invece li smentiscono, indipendentemente dall'autorevolezza degli stessi. È diffusissimo il bias di narrazione, l'aneddotica. Elio e le storie tese ci hanno fatto una canzone, mio cugino che racconta le storie, e quello che succede a mio cugino sembra che debba essere la verità in realtà. È anche quello un pregiudizio. E ultimo, ma non è l'ultimo, più che un bias è una fallacia di ragionamento, il post hoc, per cui si interpreta che siccome il fatto X segue l'episodio Y,
Allora vuol dire che Y ha causato X, cioè il bambino è stato male dopo che è stato vaccinato, allora la colpa è del vaccino, anche se invece sarebbe stato male lo stesso, anche se non fosse stato vaccinato. E questo ultimo, questa post hoc, ergo propter hoc, significa che una correlazione non è una causa. Due fatti che avvengono uno vicino all'altro o uno di seguito all'altro non significa che un fatto sia conseguenza o sia causa dell'altro. Se guardiamo l'andamento della nidificazione delle cicogne negli anni e i nuovi nati, non possiamo certamente dire che le cicogne siano state la causa dell'aumento delle nascite. Però potrebbe essere interpretato così un grafico come questo. Il problema del web, parlare apertamente fra persone è diverso che parlare nel web. Internet offre meravigliose opportunità, permette un accesso a conoscenze che prima erano molto più limitate, però il problema è che non ha filtri. E allora è difficile distinguere quello che è attendibile da quelle che sono le bufale. Allora io quando vado a parlare come oggi, cerco di presentare alcuni siti internet affidabili, cioè quelli dove potete andare con tranquillità a cercare notizie di cui vi potete fidare. Questo è il sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, ma non il sito ufficiale. Una parte che si chiama Dottore, ma è vero che, dove potrete trovare domande, fare domande, molte le trovate già le risposte, e qui trovate medici ed esperti che vi rispondono. Il sito dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istituto Superiore della Salute, è un altro sito sicuramente affidabile. Questo è un sito di un medico del CICAP, si chiama Salvo Di Grazia, è un medico che lavora a Treviso e ha un blog che si chiama MedBunker, anche questo è un sito molto utile. Anche i libri sono ovviamente buoni, ma i libri anche bisogna selezionarli. Quello che vi consiglio di più in questa occasione è il primo, che è di un chimico che si chiama Silvano Fuso e che è proprio legato a quello che, di cui parliamo oggi. Ma anche tutti gli altri sono libri che parlano di salute, di omeopatia, di vaccini o di altre balle mortali. Burioni è forse il più famoso di questi elencati. Dall'altra parte invece bisogna stare attenti a non cascare in siti inattendibili. Allora questo sito che si chiama Butak, Butak vuol dire bufale un tanto al chilo, ha formato una lista nera, una blacklist, che vanta numerosi tentativi di imitazione, che è una lista nera del web italiano. Cioè, se avete un dubbio, andate in questo sito e vi dice se quel sito su cui avete dei dubbi è attendibile o fa parte della lista nera. In medicina, qui vedete una lista di siti che sicuramente sono siti che devono essere veramente presi con attenzione. E molti di questi parlano di vaccini. Ma siccome si parla di medicine naturali, vediamo un attimo questo sito, controlliamo questo MedNat, vuol dire medicina naturale, vediamo come si presenta un sito di questo genere qua. Questa è la sua pagina principale, il sito MedNat. Guida alla salute con la natura. Complimenti, sei entrato nel più completo portale sulle medicine alternative biologico-naturali. E lì trovate in fondo precisazioni sulla naturopatia. Se nascondo a qualcuno quello che è scritto, glielo leggo io. La medicina naturale è la madre della naturopatia e di tutte le tecniche che aiutano l'organismo a reagire alle malattie in modo naturale, senza farmaci né vaccini. Questo sito è tenuto e gestito da una persona che i burloni del web hanno voluto mettere alla prova. E poi vi vedrò com'è caduto nella trappola. Allora,
Ma parliamo di naturale, quindi che cos'è naturale? Torniamo alla definizione da cui siamo partiti. Il sistema di implicazioni semantiche, cioè naturale uguale sicuro, innocuo, moralmente buono, è diventato una sorta di mantra ideologico che tiene in stato di ipnosi una buona parte della società occidentale. Ma si tratta di un'equazione che viene acriticamente utilizzata nella bioetica medica, ma anche dalle confessioni religiose, e nella bioetica applicata a biotecnologie agroalimentari o da movimenti ambientalisti. Ma quasi nessuno sembra più ricordarsi che la civiltà occidentale è progredita fino ai livelli a cui siamo oggi e che speriamo quotidianamente, assumendo come vero, fino a poco tempo fa, esattamente il contrario. La natura, per tutta la storia dell'umanità, è stata nemica. La natura, noi abbiamo dovuto combattere contro la natura per riuscire a sopravvivere. Queste sono naturali. Questa è una pianta di Atropa belladonna. Queste bellissime bacche sono velenosissime. Ne mangiate una, morite. Però da queste bacche si ricavano farmaci, l'atropina, che voi andate dall'oculista e le gocce di atropina sugli occhi, che li dilatano, sono ricavate da questa pianta. Quest'altra pianta, dei fiori molto belli, si chiama Digitalis lanata, è la digitale. È possibile che qualcuno all'interno di questa numerosa assemblea usi la digossina, farmaci per il cuore, che sono derivati da piante, quindi... Però se voi sbagliate dose e se prendete una dose troppo elevata di digitale, diventa velenosa. Però è naturale. Anche questa è una pianta naturale, molto bella. Si chiama cicuta. Quindi il concetto di naturale può essere ingannevole. Ecco il trucchetto che i burloni hanno fatto a quel gestore di quel sito MedNati di cui abbiamo parlato prima. Gli hanno detto: guarda che devi parlare del monossido di idrogeno, perché il monossido di idrogeno è forse il più importante fra i composti chimici di base che può essere pericoloso per la vita umana. Però non ve lo dice nessuno, i governi, le organizzazioni militari sembrano siano all'oscuro della verità riguardante questa sostanza e questo ci preoccupa. Il monossido di idrogeno uccide migliaia di persone ogni anno. Inalarlo può essere fatale, può migliorare le prestazioni atletiche, si trova in tutti i fiumi, i laghi, i torrenti, gli oceani ed è uno dei principali componenti delle piogge acide. Corrode molti metalli. Ma è anche conosciuto come acido idrico ed è uno dei componenti principali delle piogge acide. Potete vedere, può causare gravi ustioni. È un disastro questa sostanza. Il monossido di idrogeno è un modo alternativo per chiamare un composto chimico che si chiama H2O. Il monossido di idrogeno è l'acqua. Ops, è saltata la... Quindi, vediamo se eravamo già andati avanti, eccolo qua. Il tenutario del sito di MedNat, quando gli è stato presentato questa cosa sul monossido di idrogeno, ha cominciato subito a dire: è vero, bisogna fare una raccolta di firme, combattiamo contro questa sostanza. Eccolo qua. Allora, andiamo a vedere un attimo, adesso entriamo in campo medico, una distinzione fra medicina scientifica e medicina alternativa. La medicina che si insegna nelle università, che molti chiamano medicina tradizionale, medicina sarebbe la medicina scientifica o sperimentale, e si basa su altre scienze, dall'anatomia alla biochimica, deve essere coerente con altre scienze più di base, dalla fisica, alla chimica, alla fisiologia, alla microbiologia, alla biochimica. Quindi, quando si fanno anche scoperte scientifiche di campo medico, bisogna che siano coerenti con tutte le altre conoscenze di base che noi abbiamo. Mentre invece le medicine non convenzionali, e sono tante, sono la quantità
è enorme, non hanno questa caratteristica, cioè in genere hanno la tendenza ad avere un impianto autonomo, cioè hanno una teoria che tiene in piedi queste forme di terapie alternative, che però non ha fondamento, non trova fondamenti sulle scienze di base come l'anatomia, la fisiologia, la chimica e la fisica. Qui vedete un lungo elenco, ci vorrebbero una giornata come questa per ognuna di queste, ma oggi farò solo un accenno sull'omeopatia, solo perché è forse la più diffusa, la più famosa. Però questo grafico vi mostra come la medicina scientifica ha portato a che, mentre negli anni 60 la leucemia uccideva la quasi totalità delle persone che venivano colpiti, negli anni attuali le guarigioni arrivano al 90%. Quindi nel 60 la leucemia linfoblastica acuta, un tipo di leucemia, era una condanna a morte, purtroppo. Attualmente è pieno di persone che guariscono da questa malattia, e il miglioramento non è dovuto a medicine alternative o a omeopatia, ma è dovuto alle terapie scientificamente provate come le chemioterapie e altre forme di terapia. Quindi quando qualcuno vi dice che la chemioterapia è inutile e dannosa, per fortuna ci sono tanti bambini guariti che possono dirvi che non è così. Quindi, come dice il buon Michele Mirabella, io mi curerò con una medicina alternativa quando mi verrà una malattia alternativa, ed è molto sensato questo che viene detto. E allora le bufale mediche che compaiono, la storia è ricca di queste bufale. I più anziani forse si ricorderanno, quelli della mia età o un po' più vecchi, il Siero Bonifacio, che negli anni 60 un veterinario diffuse. Questo veterinario ebbe l'idea che, siccome secondo lui le pecore non si ammalavano mai di cancro, con siero estratto da urina e feci di pecora faceva un siero con cui secondo lui si curava il cancro. Fece danni clamorosi. Però allora non avevamo, erano gli anni 60, le cure per il cancro non ne avevamo. Quindi più di tanto danno non poteva fare, perché non è che la medicina scientifica riuscisse a ottenere dei successi. Mentre invece Di Bella è venuto in un periodo in cui la medicina scientifica già apportava dei successi. E chi si rivolgeva invece alla terapia Di Bella, che ancora viene propagandata, abbandonava le terapie scientifiche, e quindi chi andava a curarsi con la terapia Di Bella purtroppo abbandonava una strada che gli dava delle speranze per prenderne una che non dava risultati. Il caso Simoncini è un caso recente, un medico, pare che fosse anche veneto, Simoncini, che anche lui è stato radiato, condannato a 5-6 anni di prigione, è scappato all'estero, anche lui diceva di curare il cancro con il bicarbonato. La nuova medicina germanica è un'altra delle tante bufale mediche inventata da un medico tedesco, Hammer, che era quello a cui il principe, l'erede al trono d'Italia, aveva ucciso con una fucilata il figlio a Monaco negli anni 70, e questo dottor Hammer, che era il padre del ragazzo ucciso, è andato via di testa e ha cominciato a propagandare questa forma di medicina, che ha trovato molti adepti e purtroppo ha fatto tantissimi danni anche da queste parti. Se ci sarà il caso, eventualmente ne parleremo. Il caso Stamina, anche quello è molto recente, un'altra bufala medica che purtroppo è costata molte sofferenze, e come anche la terapia Di Bella è costata anche molti soldi, perché
purtroppo sono stati spesi soldi pubblici per fare delle sperimentazioni su questo tipo, inutili sperimentazioni, perché non c'erano i presupposti scientifici per fare questo tipo di, per partire con sperimentazioni, perché già i presupposti dimostravano che queste terapie erano non funzionali. Anche l'antivaccinismo è una forma di bufala medica. Ma perché le medicine alternative, le bufale mediche attecchiscono? Perché le persone ci credono? Qui ho messo un libro che consiglio, perché la risposta sta nel fatto che esiste l'effetto placebo. L'effetto placebo è una cosa che è stata riscoperta nel secolo scorso da un medico che durante la Seconda Guerra Mondiale curava i soldati feriti, ma a un certo punto finisce le scorte di morfina. Si è messo a dare acqua fresca, soluzione fisiologica ai malati, ma molti di questi dicevano che stavano bene, stavano meglio, come quelli a cui dava la morfina. Perché l'effetto psicologico della somministrazione di una terapia può essere un effetto che il nostro organismo trasforma con una potenza inaspettata in una vera e propria forma di autoconvincimento e di autoguarigione. Guardate che non sto dicendo che chi subisce l'effetto placebo stia inventandosi qualche cosa o stia fingendo. Sono effetti reali, misurabili. Il libro di cui parlavo prima ne parla diffusamente, si è visto che il nostro organismo, per esempio, è capace di produrre autonomamente delle sostanze, si chiamano endorfine, che sono delle morfine prodotte dall'organismo stesso, che riescono, per esempio, a diminuire l'effetto del dolore su di noi, e pare che questo sia uno dei possibili effetti, una delle possibili spiegazioni secondo cui funziona l'effetto placebo. Il fatto che quindi somministrando acqua fresca una persona stia meglio fa sì che anche sostanze innocue ma inefficaci come farmaci alternativi possano apparentemente dare dei benefici. Ecco che allora bisogna fare delle sperimentazioni scientificamente provate, e si usa un metodo che è questo del doppio cieco, per il quale io vi propongo un filmino di pochi minuti che ve lo vediamo se riusciamo a farlo partire. Grazie. Si racconta che il primo test clinico della storia sia avvenuto nel 1747 su una nave della corona britannica. Il medico di bordo, per scoprire la migliore terapia contro lo scorbuto, distribuì vari preparati, secondo le conoscenze dell'epoca, ai marinai divisi a due. Uno di questi preparati era composto di arance e di limoni. Solo i due marinai che lo presero guarirono. Questo test risolse l'incertezza e rivelò la cura più efficace. Le cose sono ovviamente molto cambiate dal 1747, ma ora come allora, l'unico modo per rispondere alle incertezze sui vantaggi e gli svantaggi dei trattamenti è fare studi clinici. Studio clinico. Primo punto. Il progetto dello studio clinico deve essere approvato non dagli stessi sperimentatori, che ovviamente potrebbero avere qualche interesse ad un buon risultato, ma da un comitato etico, composto da esperti indipendenti e anche da comuni cittadini. Secondo punto. Bisogna dividere i pazienti prescelti in due gruppi, quello cui verrà somministrato il nuovo farmaco e un secondo gruppo che funzionerà da controllo. Al gruppo di controllo verrà dato un placebo, cioè un preparato inerte, ma dall'apparenza in tutto e per tutto simile al farmaco da mettere alla prova. Nei casi in cui per quella malattia esista già un farmaco efficace,
invece del placebo al gruppo di controllo verrà dato, per motivi etici, il farmaco già disponibile. Questa distribuzione dei pazienti nei due gruppi dovrà essere assolutamente casuale, un po' come estrarre i numeri di una tombola. Quello che tecnicamente si chiama randomizzazione e permette di ottenere gruppi omogenei da confrontare. Terzo punto. Nel test, i pazienti non devono sapere se stanno ricevendo il farmaco o il placebo, ma nemmeno i medici devono sapere cosa stanno somministrando. Il test deve essere organizzato in modo che tutti siano all'oscuro. In questo modo si eviteranno suggestioni o pressioni anche involontarie. Il doppio cieco, appunto. Quarto punto. Alla fine dello studio clinico, le cartelle cliniche dei pazienti dei due gruppi devono essere analizzate da una terza equipe medica che non ha partecipato al doppio cieco, anzi, ne è totalmente estranea. Quinto punto. Lo studio clinico con il doppio cieco deve essere ripetuto in altri centri indipendenti. Sesto punto. Non basta che il nuovo farmaco si riveli efficace statisticamente nei confronti del controllo. Il farmaco deve migliorare realmente le condizioni dei pazienti. Quindi bisogna valutare sia i benefici che gli effetti collaterali, cioè dannosi. Un'attenta misura dei benefici e dei danni. Trappole del test. Quando non si può usare il placebo perché ci sono già altri farmaci efficaci, il confronto deve avvenire con il miglior farmaco disponibile. La scelta dei pazienti, ad esempio gruppi che comprendano solo maschi adulti, quindi più robusti, e non invece donne, bambini o anziani, cioè popolazioni più fragili, potrebbe alterare i risultati degli studi e renderli meno applicabili nella pratica. Anche la valutazione dell'efficacia può presentare qualche trappola. È vero che alti tassi di colesterolo rappresentano un fattore di rischio per l'infarto, ma un nuovo farmaco non può essere considerato efficace per prevenire l'infarto se non viene dimostrata la sua capacità di ridurne la mortalità. In altre parole, l'efficacia deve essere dimostrata misurando aspetti rilevanti per il paziente e per la sua qualità della vita. E infine è possibile un difetto nella stessa architettura dello studio clinico. L'obiettivo non è decidere se il nuovo farmaco sia inferiore o no al farmaco già disponibile. L'esperimento deve essere progettato per capire se sia migliore. Al paziente interessa una medicina che sia più efficace, non uguale o non inferiore a quella già in commercio. La salute di tutti i cittadini europei deve essere protetta e promossa da servizi sanitari basati su risultati della ricerca clinica. L'Europa, promuovendo la ricerca clinica su nuovi farmaci e trattamenti con i suoi bandi internazionali, può rivelarsi un motore molto potente per spingere ad una sempre migliore organizzazione, obiettività e indipendenza di queste prove cliniche. Bene, possiamo passare, tornare, eccolo qua. Allora, questo filmato serviva per spiegare che una sperimentazione clinica segue delle regole rigorose e che perché un farmaco si possa dichiarare efficace deve superare le prove che avete visto. L'omeopatia, che è forse la più diffusa e la più famosa delle pratiche alternative, vi faccio uno spoiler, non supera queste prove. Non ha prove di efficacia adeguate, però è molto diffusa. Ma intanto vediamo di capire che cos'è esattamente. Parliamo di una teoria che è nata oltre 200 anni fa, quindi già questa notizia dovrebbe bastare per far capire un po' del perché ha un valore così scarso, anzi non ha nessun valore. È stata inventata da un medico nel 1810 e si basa su due principi fondamentalmente. Uno è il principio che dice similia similibus curantur, il simile cura il simile. Era un principio che non ha un fondamento pratico, era una intuizione che poi si è rivelata sbagliata di Hahnemann, che pensava se
io prendo una sostanza che mi provoca, per esempio, l'insonnia, prendo il caffè, non dormo, userò quella stessa sostanza diluita per provocare il sonno, cioè per combattere l'insonnia. Quindi il principio è: prendo una sostanza, curo il problema che questa sostanza provoca, però la devo diluire perché sia efficace. Queste sono le due basi dell'omeopatia. Quindi prendo una tintura madre, la diluisco, in genere a colpi di 100 volte, una goccia di una sostanza in 100 parti d'acqua e così via. Poi la mescolo, la passo in altre 100 parti d'acqua e così via. Ogni volta devo agitare e poi passare a agitare possibilmente su un libro di pelle e possibilmente il libro dovrebbe essere una Bibbia, se questo secondo l'originale. Ogni volta che c'è un passaggio, sì, la diluizione è di circa 100 volte la successiva. Però la diluizione fatta così, bisogna capire che cosa vuole significare, perché una diluizione centesimale è come dire una goccia in un cucchiaino d'acqua, due centesimale come in un litro, tre volte centesimale come in una botte da 100 litri, quattro volte centesimale, come dire, metto una goccia d'acqua in una autobotte da 10.000 litri. Ma ricordiamoci che le diluizioni omeopatiche vanno oltre una 5 centesimale, una 13 centesimale, vuol dire una goccia d'acqua in tutti gli oceani della Terra, in tutto il volume della Terra, ma se andiamo alla 34 centesimale è come dire una goccia d'acqua nel volume dell'intera galassia. Stiamo parlando di diluizioni. Ma le sostanze omeopatiche, dopo lo vedremo, sono diluite anche spesso sopra questa 13 CH, o spesso si va sul 30 CH, dopo lo vedremo. Cosa non sapeva Hahnemann quando ha impostato questa teoria? Non sapeva una cosa che venne scoperta successivamente, cioè che il numero di molecole contenute in un soluto non è infinito, non puoi diluire infinitamente. A un certo punto, siccome il numero di molecole è finito, a un certo punto le molecole finiscono, e questo succede quando si raggiunge la diluizione di 13 CH, e questo grazie a un chimico italiano che si chiamava Avogadro, che ha scoperto quante molecole ci sono dentro una diluizione. Quindi, se noi prendiamo un forte veleno come l'arsenico, se lo diluiamo a un livello di 4 CH, è considerato innocuo. Nell'acqua potabile abbiamo arsenico sotto il 4 CH. Quando si raggiunge il limite 13 CH, non c'è più niente. Cioè, quel soluto è solo acqua, non c'è nulla. Però molti preparati omeopatici hanno diluizioni che superano il CH, vedete, anche 30 CH, 200 CH. Allora, negli Stati Uniti sono sono attenti su quello che si scrive sulle scatole dei farmaci che vengono venduti. La FDA, la sostanza, la Food and Drug Administration, cioè l'ente di controllo dei farmaci americano, vuole che sulle scatole sia scritto esattamente che cosa è contenuto nella scatola. Nella scatola dei prodotti omeopatici dice: ogni dose di un grammo di questo prodotto contiene un grammo di zucchero. Quando voi comprate una scatola di 6 dosi di questa sostanza in farmacia, la pagate 15 euro per 6 pastiglie per i globuli, state comprando zucchero a 2.500 euro al chilo. Il signor Boiron, che è proprietario della più grande industria di prodotti omeopatici del mondo, quando si ammala non usa i suoi prodotti, ma usa i farmaci della medicina scientifica. Il governo australiano ha pubblicato una
evidenza un paper, una pubblicazione informativa dove dice l'evidenza della inefficacia dell'omeopatia nelle condizioni trattate che sono state esaminate in questo studio. Anche altri studi clinici hanno comparato, dice, l'effetto dell'omeopatia è superiore al placebo? Perché questo è il criterio che ci permette di decidere, di capire come stanno le cose. Dobbiamo confrontare il farmaco col placebo, come si è visto nel filmato di prima. Perché non è escluso che chi prende un farmaco omeopatico possa stare meglio. Vi ricordate il bias di narrazione di cui parlavamo prima? Io lo uso con mio figlio, gli do il farmaco e sta meglio. E in realtà è l'effetto placebo quello di cui stiamo parlando. Quindi gli effetti clinici dell'omeopatia non sono superiori a quello che è l'effetto placebo. Se parliamo poi, ci avviamo verso la fine, di vaccini, che sono un altro argomento che in qualche maniera è toccato da chi propugna la medicina naturale, ma i vaccini sono i presidi più efficaci, assieme alla potabilizzazione dell'acqua, per ridurre la mortalità. Sono farmaci poco costosi ed efficaci, anche se assunti una sola volta, agiscono a dosaggi molto bassi, hanno effetti collaterali più bassi di quelli di qualsiasi altro farmaco, non c'è nessuna correlazione con l'autismo, come viene invece millantato e propagandato in certe occasioni, hanno consentito l'eradicazione di malattie come il vaiolo, sono efficaci contro malattie e anche i loro effetti a distanza, sono efficaci anche contro molte forme di cancro. Quindi le vaccinazioni hanno questo tipo di vantaggio che vi ho elencato, ma perché parlo di vaccinazioni e omeopatia? Spesso chi è contrario alle vaccinazioni invece è anche favorevole all'omeopatia. Le due cose spesso vanno assieme e spesso si rifanno appunto alla naturalità, e chi propende per l'omeopatia, chi propende per contrastare le vaccinazioni in genere spesso fanno parte della stessa echo chamber, dello stesso gruppo di persone che si ritrovano fra di loro facilmente. Secondo alcuni autori la diffusione dell'omeopatia sta mettendo ancora più a rischio il calo della copertura vaccinale, al punto che i movimenti antivaccinali sovente, per il 90% dei siti, si rifanno a tale pratica per fondare i propri assunti metodologici e costruire argomenti contro le vaccinazioni. Questa è, non è oggi la sede, non era l'argomento principale della mia relazione, quello delle vaccinazioni, metto soltanto un grafico. Quello che vedete sulla sinistra sono per ogni anno una colonna verde, sono il numero di ammalati di morbillo negli anni 70, vedete 50, 60, 70, 80, 90 mila ammalati ogni anno di morbillo. Poi la riga rossa è l'introduzione della vaccinazione e si vede come gli ammalati di morbillo si riducono. Questo è un semplicissimo grafico a dimostrazione dell'efficacia delle vaccinazioni. Però gli antivaccinisti se la prendono anche con situazioni che francamente hanno del ridicolo, perché questa è di gennaio di quest'anno, è finita sul giornale perché i figli antivaccinisti di questo arzillo signore hanno attribuito alla vaccinazione la colpa del fatto che sia morto. Poverino, lascio a voi le considerazioni. L'antivaccinismo comunque non è una novità di questi anni. Questo è un documento della Federazione degli Ordini dei Medici del 1918, quindi ha più di un secolo, e finisce con questa frase: l'impresa degli antivaccinisti porta natura integer talis cupio, esse cupio. Natura integer talis esse cupio vuol dire voglio essere del tutto naturale. Questo è il motivo
che spingeva anche allora la vaccinazione contro cui si combatteva era quella contro il vaiolo, per fortuna. Adesso pensate un attimo anche alla contraddizione: se avessero avuto ragione gli antivaccinisti e avessero ottenuto un successo, non saremmo riusciti a eradicare il vaiolo. Adesso possiamo essere contenti che il vaccino del vaiolo non si fa più, e gli antivaccinisti dovrebbero essere contenti del fatto che il vaccino non si fa più, perché la malattia è stata eradicata. Il morbillo, che per fortuna non è grave come il vaiolo, ma non è neanche una malattia così innocua come si tende a credere, doveva essere raggiungere il livello di eradicazione, secondo i progetti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per il 2015. È fallito questo progetto perché i movimenti antivaccinisti sono riusciti a ottenere dei risultati, a un calo delle coperture vaccinali. Questa immagine si riferisce a quello che è lo stato naturale a cui spesso si fa riferimento, però questi signori possono dire: c'è qualcosa che non funziona, perché la nostra aria è pulita, la nostra acqua è pura, tutti facciamo molto esercizio fisico, mangiamo solo biologico, però la nostra vita media è 30 anni. Noi oggi viviamo fino a 80 anni, per fortuna, grazie al fatto che abbiamo combattuto contro tutto quello che la natura ci ha fatto contro. Quindi la salute non è una bufala.